Cominciamo adesso a vedere Traiano, che salì al potere nel 98 alla morte di Nerva, un imperatore importante che riprese su larga scala una politica di espansione fondata sulla conquista militare. Confermò i buoni rapporti con il Senato e l'aristocrazia tradizionalista, riproponendo il modello dell'imperatore che, migliore tra i suoi pari, lavora al servizio dello Stato, poi di fatto volse in senso autoritario la sua funzione. Dopo gli eccessi di Domiziano, si presentò come un principe austero, dedito ad attività sportive come la caccia. Inoltre attuò una politica di elargizione e di opere pubbliche, mostrandosi attento e preoccupato del benessere e della giustizia. Andiamo per prima cosa a vedere l'ultimo e il più grandioso dei fori imperiali, il Foro Traiano, lungo 300 metri e largo 185. Costruito fra il 107, l'anno del trionfo dell'imperatore sui Daci, e il 113, inaugurato nel gennaio del 112 e ispirato al Foro di Augusto. Per realizzarlo si dovette eliminare la sella che univa il Campidoglio e Quirinale, distruggendo delle costruzioni e un tratto di mura serviane. Traiano si servì di un grande architetto, Apollodoro di Damasco. L'ingresso al Foro Traiano si apriva sul lato del Foro di Augusto attraverso un'ampia aula quadrata con quadriportico centrale. Al centro del settore meridionale si trovava una grandiosa statua equestre in bronzo di Traiano, di cui ci si può fare un'idea dalle monete. I due lati della piazza erano chiusi da portici colonnati, sul fondo dei quali si aprivano due grandiose sedre semicircolari. Nella piazza dovevano essere esposti alcuni ritratti raffiguranti gli imperatori precedenti e i membri più importanti delle loro famiglie. Sul fondo della piazza c'era l'imponente Basilica Ulpia, la più grande basilica mai costruita a Roma, quasi 170 metri di lunghezza e poco meno 60 di larghezza, di cui conosciamo la facciata esterna da un'altra moneta di Traiano. Aveva tre ingressi e un grandioso fregio ad alto rilievo che ricopriva l'attico per tutta la sua lunghezza e forse si estendeva anche agli altri tre lati della basilica. Al centro dell'attico c'era una quadriga, vista frontalmente. L'interno era diviso in cinque navate da quattro file di colonne che giravano anche sui lati minori. Le colonne di granito che delimitavano la navata centrale erano più grandi delle altre, di cipollino. Questa basilica, oltre alle funzioni giudiziarie e commerciali, a giudicare dalle fonti, tra cui un frammento della pianta marmorea severiana, doveva essere anche il nuovo luogo deputato alle manumissioni degli schiavi, cioè la liberazione degli schiavi. Funzione in precedenza svolta dall'Atrium Libertatis, l'antica sede dell'archivio dei censori, che doveva trovarsi sulla sella che univa il Campidoglio al Quirinale e che quindi fu distrutta per far posto al Foro Traiano, il quale in parte voleva anche essere una replica dell'Atrium Libertatis, che all'inizio dell'età augustea fu ricostruito in forme monumentali e che comprendeva, come poi il Foro Traiano, una basilica e due biblioteche. Infatti, anche nel Foro Traiano furono realizzate due biblioteche, una latina e una greca. E tra le due biblioteche c'è la celebre colonna traiana, inaugurata nel 113, che è l'unico monumento del foro giunto praticamente intatto fino a noi ed è una novità assoluta. È la prima colonna coclide eretta, la prima colonna onoraria con scala a chiocciole interne e con un nastro figurato che si avvolge a spirale attorno al fusto. Con l'espressione colonna coclide già anticamente si indicava la colonna traiana e quella di Marco Aurelio per la scala a chiocciola interna. Ma più tardi, per estensione, si indicarono così anche le colonne che non avevano la scala, ma avevano questa decorazione a spirale, come le due celebri colonne romane. Quella di Traiano è costruita in grandi blocchi di marmo lunense, che sarebbe il marmo di Carrara, bianco a grana fine, e poggia su una base a forma di dado. Senza la base, la colonna è alta 29,78 metri e con la base 39,83. Sul lato principale, che è quello rivolto verso la Basilica Ulpia, c'è la porta d'ingresso, attraverso la quale si entra nell'ambiente interno, dove c'è appunto una scala a chiocciola che conduce alla sommità della colonna. La porta è sormontata da un'iscrizione di dedica all'imperatore, che ricorda anche che la colonna serviva ad indicare quanto era alto il colle, situato all'altezza degli emicicli della piazza che fu distrutto. La colonna però aveva anche la funzione di tomba dell'imperatore.
Infatti sappiamo dalle fonti che le urne d'oro che contenevano le ceneri di Traiano e di sua moglie erano riposte nel basamento. In cima alla colonna c'era la statua di Traiano, scomparsa nel Medioevo e sostituita con una statua di San Pietro all'epoca di Papa Sisto V. Ma veniamo a quella che è la decorazione della colonna. Sul fusto si snoda infatti a spirale il lungo rilievo di circa 200 metri, che fa ben 23 giri e ci racconta, come un documentario, in una narrazione continua, le due guerre daciche, durate dal 101 al 106, dopo le quali fu costituita la provincia romana della Dacia, grosso modo corrispondente alla Romania e alla Moldavia. Si è pensato che questi rilievi possano essere una trascrizione figurativa dei commentari di Traiano, appunto una narrazione in prosa delle due guerre daciche, che non c'è pervenuta, anche perché la colonna si trova appunto fra le due biblioteche del foro, e forse l'opera era conservata proprio in quella latina. Ed inoltre l'aspetto stesso del rilievo ricorda la forma di un libro antico, un rotolo. In questi rilievi l'imperatore Traiano compare non meno di 60 volte. In basso c'è la scena dell'attraversamento del Danubio su un ponte di barche, che segna l'inizio dell'impresa. Poi si succedono scene con costruzioni di accampamenti, battaglie, assedi, esecuzioni capitali, sottomissioni di capi indigeni all'imperatore, suicidi collettivi dei daci, celebrazioni di sacrifici, scene in cui Traiano parla alle truppe. E poi ecco la scena del suicidio del re dei daci, Decebalo, raggiunto dai cavalieri romani. Quindi poi in alto il tutto si conclude con la deportazione delle popolazioni daciche. In questi rilievi abbiamo una concezione etica della guerra, cioè c'è il rispetto per il nemico vinto, che non viene massacrato e vilipeso, e anzi se ne esalta il coraggio, mostrando come fu sempre pronta a continuare la guerriglia nei boschi. Si esalta la grandezza d'animo dei loro suicidi collettivi. Anche la narrazione della fine del Decebalo è una glorificazione di questo fiero combattente che provò a difendere l'indipendenza del suo popolo. Un'etica questa derivata dalla cultura greca e dalla filosofia stoica. Le sculture della colonna appartengono, nella loro concezione di insieme, ad un solo artista, convenzionalmente chiamato maestro delle imprese di Traiano, che si è anche proposto di identificare con lo stesso architetto del foro, Apollodoro di Damasco. Si tratta in ogni caso di un indiscusso capolavoro, che mescola sapientemente il naturalismo ellenistico, nella resa dello spazio e del paesaggio, nella graduazione e sovrapposizione dei piani, nella connessione organica tra la scena e il singolo elemento, al contenuto narrativo più tipicamente romano, con una costante tensione espressiva che trova anche dei momenti intensi, struggenti, poetici, come nell'episodio della morte di Decebalo nella deportazione finale dei Daci. L'artista riesce anche a piegare e adattare il corpo umano in modo non naturale quando realizza le figure dei morti, che assumono posizioni contorte, si intrecciano, si accumulano e comunque si adattano perfettamente agli spazi disponibili. Grandissima attenzione è data ad ogni minuto dettaglio. Il rilievo, basso, sembra quasi più dipinto che scolpito, per alcuni accorgimenti come l'uso di un solco di contorno che creando un'ombra pone in evidenza il disegno delle figure. Altre volte invece alcune parti affondano nel piano di fondo. E con questo rilievo pittorico, il maestro è riuscito a dare l'illusione di ariose prospettive spaziali. Con tutti questi elementi abbiamo un linguaggio artistico nuovo, la più tipica arte romana. Ultima cosa che dobbiamo ricordare è che in origine il rilievo era dipinto. Per il momento ci fermiamo e continueremo con Traiano la prossima volta.